Commissario Emanuele Troise, alla vigilia della 30ª giornata della Serie C 2020-2021. Mister, Gazzetta di Mantova, Voce di Mantova e Telemantova ti chiedono: domani incontriamo una squadra forte, ma ferita dal KO nel derby contro il Carpi. Cosa si aspetta? Beh, mi aspetto un avversario che partirà forte con le intenzioni di rimediare al passo falso di Carpi. Comunque hanno un obiettivo dichiarato dall'inizio della stagione, quindi dovremmo essere bravi a farci trovare subito pronti perché, ripeto, mi aspetto una squadra, un avversario che avrà una reazione, un impatto molto forte sulla gara dall'inizio. Mantova, che nonostante abbia 14 punti in meno, ha segnato molto più rispetto al Modena. Le armi migliori per colpire il Modena domani sono proprio gli attaccanti? Beh, in generale direi l'interpretazione di attaccare, che spesso ci ha contraddistinto un po' contro tutti gli avversari, qualche volta insomma è andata a buon fine, qualche volta insomma abbiamo raccolto meno, però è una caratteristica che dobbiamo portare avanti perché insomma sta dando i suoi frutti e proveremo anche domani, nonostante poi ripeto abbiamo di fronte un avversario che a parte l'ultima gara fa della fase difensiva ha sempre dato una buona solidità, quindi allo stesso tempo dovremmo essere bravi ad insistere e l'altro aspetto fondamentale è quello poi di rimanere sempre in equilibrio. Il Mantova spesso ha fatto fatica contro i grandi, ma dopo il pari contro il Suttero, la squadra ha trovato qualche certezza in più? Beh, è stata l'ennesima conferma che contro queste squadre devi interpretare una partita di altissimo livello in tutte le sue componenti dall'inizio alla fine. Non puoi abbassare la guardia e devi cercare di rimanere sempre, sempre in partita. Quindi più che certezza è stata l'ennesima conferma che bisogna provare a ripetersi perché, ripeto, il Modena come il Südtirol è un avversario forte. 5 punti in 3 partite. Si prosegue nell'ottica del 3-4-3 o ci possiamo aspettare novità? Sto cercando insomma di dare continuità, quindi vedremo nella giornata di oggi, nei recuperi effettuati in last minute, le condizioni di alcuni di loro per poi valutare al meglio la formazione che scenderà in campo. Mercoledì subito la Virtus. Turnover a Modena? No, domani scenderà in campo la squadra che ritengo sia la più adatta, la più in condizione per in qualche modo cercare di fare una buona prestazione domani a Modena senza nessun tipo di pensiero a quella della partita di mercoledì.